Si può uscire solo di qua, ma non c'è corrente. Funzionerà. L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Lui non c'entra mai niente, Groot? Diamine! Solo l'alimentazione d'emergenza. Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge? Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Sapevo che sarebbe stata utile. Da dove arriva quella chiave nova? Me l'ha data Nikki, per non darla a sua madre. Potevamo venderla, varrà un paio di migliaia di unità. Lo sai che cosa fanno i Nova Corps alla gente che li deruba? Guardati intorno, scommettiamo che non restano abbastanza Nova da giustiziarci. Cosa speri di trovare dentro, Peter Quill? Nikki conosceva tutti i passaggi segreti della nave. Forse ha lasciato un messaggio da qualche parte. Provi affetto per lei. Sì, ecco. Avevamo un sacco di cose in comune. Mi ha ricordato un po' me stesso, sai. No, non so. Fa niente. Voglio solo assicurarmi che lei e sua madre stiano bene. Chissà se troveranno qualcosa. Perché succede sempre così? Potrebbe essere un elemento chiave della nostra indagine. Cosa c'è tra Quill e la ragazzina, comunque? Non ci credo. La fedina penale di Drax. Dovrebbe proprio vederla. Peter Quill sta insinuando che sia tu, furetto, la causa dei nostri problemi. No, muoviti, Quill! Bicipiti ci sta rompendo le scatole con la telecronaca. Ok, ho il visore, adesso? Dovresti vedere la griglia elettrica sui muri. Cerca i nodi d'alimentazione. Usa le radici per alzare la piattaforma con me sopra. Una spinta radicale, se vogliamo. Io sono Groot. Bel trucco. Groot ama rendersi utile. Lui è sempre utile. Ok, posso reindirizzare l'energia per raggiungere gli altri. Buon piano. E che ho aperto? È probabile che Quill torni insieme alla Dama delle Manette? Corel è sopravvissuta alla guerra e ha una relazione con Peter. Scommetto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? Nikki è una delle ragazze più in gamba che conosco. E Corel è una guerriera. Sono strasicuro che sono vive. Attento laggiù, Peter Quill! Sì, rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Funzionerà. Gamora, il pavimento non proverà più a ucciderci. Beh, allora proviamo. Comunque non c'è traccia di Nikki o Corel. Cioè, in realtà è una bella notizia. Sì. Dopo aver controllato questo. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nikki ha fatto tutto questo? Molto fico, eh? Nikki! Piccola! Fatti vedere! Magari prova a essere meno spaventoso. Sono Peter! Il... pirata! Nikki! Rocket! Hai il corpicino da bambina. Dici che ci passi? Ritenta, Quill. Con gentilezza, Peter. Sono preoccupato per Nikki, ok? Temo che possa essere ferita o spaventata o non so cosa. Potresti per favore vedere se è lì dentro? Ecco, era così difficile. Non vedo bambine. Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Nikki, è mio. Ok, possiamo prima capire se Corel e Nikki stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle.
Non vi sentite a disagio a frugare tra le cose di Nicky? Quill, credo che non sia qui. Forse sta ancora... C'è una strada per l'ufficio di Corel dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita! Ragazzi, possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Idem. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Ah, forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nicky? Credo, sì, forse sì. Non dovresti concentrarti sul Ehi là! Corel? Nicky? È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono Cree. Qui c'è scritto... Fidati della mamma. Ritorno... Speranza... Promessa... E che? Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Ah, appetitoso. E questo cos'è? Una specie di minaccia. Il Consiglio Cree chiede prova del retaggio di Nicky per le leggi sulla purezza Cree. Leggi sulla purezza Cree? Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che l'onore spetti a te, Quill. Molto insolito da parte tua. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Ah, questo spiega tutto. Ehi, non sono io quello impaziente di saperne di più, è Quill che dovrebbe guardare. Hai trovato informazioni utili, Peter Quill? È qualcosa. Che stiamo aspettando, Peter? Sì, mi preparavo psicologicamente. Non capisco, perché Peter Quill non accede al Nexus? Perché ha paura dei fantasmi. Trovato qualcosa? Solo dei registri personali.